E come assessore allo sport di Marano vi do dunque il benvenuto e so che a Sarcedo avete già ricordato, come richiesto da Giovanni Malagò, presidente del CONI, con un minuto di silenzio le vittime e quanti sono stati colpiti dal terremoto nelle regioni delle Marche e del Lazio. Quindi lo ricordiamo solo con queste mie parole, il fatto che in questa giornata di sport c'è anche il momento per essere vicini in maniera... Ai ringraziamenti mi unisco veramente con forza al pensiero dominante che abbiamo qui davanti sotto i nostri occhi. Lo dico ai cittadini di Marano che hanno avuto voglia di uscire e di onorare la partenza di questa corsa. Abbiamo le donne che si sono messe anche questa volta in gioco in maniera seria, in maniera impegnata. Quanta gente ho visto lavorare qui a Sarcedo e che ha contribuito ciascuno con i propri mezzi, con il tempo, all'organizzazione di questa gara. Quanto entusiasmo e quanto affiatamento da parte di tutti. E quante atlete, questo è importante, quante atlete. Davanti a questo, a nome di tutta la famiglia, devo solo dire grazie. Grazie a tutti. Grazie ai comuni di Sarcedo e Marano, con i rispettivi sindaci e i loro staff, alla società organizzatrice, la Wiglier Braganza. Saluto anche da parte a tutti di Claudio Rugolotto, il parroco di Marano Vicentino. Vi ammiro perché siete su una due ruote. Quando ero giovane ero un appassionato.
stessa forza sono da poco gli ultimi metri, l'ultima salita verso la finish line di Sarcedo decide il memoria anche a Pegnotto. Pronta ad accogliere le protagoniste. Prova lungo. Bella Michela Panini. Ormai. 50 metri di vantaggio sul gruppo. Siamo arrivati per questo sprint finale. Ci prepariamo, Sarcedo. Ci siamo! Eccole! È il finale! Del memoria Cappellotto! È il finale del memoria Cappellotto! Ultimi metri! Maglia della Stana! Maglia della Stana! Maglia della Stana! E lei ci dice Sabio del Pizzolo! Stagionale, la vicentina di Bassano, classe 1997 della Astana, Sofia Bertizzolo. Invito il sindaco Luca Cortese a consegnare il magnum. Invito Terenzio, Leonardo, Gabriele e Damiano a consegnare l'omaggio finale alla vincitrice. E lei la regina, ci teneva oggi tanto a vincere a Sarcedo, Sofia Bertizzolo.
ringraziare tante persone, perché dietro una vittoria c'è sempre un gran lavoro, però volevo ringraziare in particolare due persone, perché io mi alleno sempre per queste strade. Sono stata l'anno scorso per 2 anni bellissimi nel Berganza Millennium, che ha organizzato questa gara, e volevo ringraziare in particolare Giorgio Pigliato e Davide Casarotto. Gli mando un bacio grandissimo. Quindi la dedica per loro, Sofia. Sì, sicuramente, perché ci mette in particolarmente. Silvia, prima stagionale oggi, raccontaci. Quindi e arrivare a piazzarmi molto bene nella classifica generale, e la vittoria è venuta di conseguenza. Ci tenevo tantissimo a ringraziare le mie compagne di squadra, che abbiamo lavorato tantissimo quest'anno e siamo riuscite a conquistare un sacco di risultati, tra cui anche il campionato nazionale. E volevo anche ringraziare il presidente Valentino Villa. Purtroppo la vi